Buongiorno a tutti, cari amici, come state? Proseguiamo il nostro tour dei segni zodiacali per quanto riguarda l'estate. Oggi tocca al Sagittario con il suo pianeta che lo governa, il pianeta Giove, che vede da lì posizionato. Allora, come sempre, partiremo dal lavoro e poi vedremo un po' le energie generali per quanto riguarda l'amore. E siete sul canale di Perla, il cui titolo è Il filo del destino, e io ringrazio tutti quelli che si iscrivono al canale, tutti quelli che mi seguono, anche se non si iscrivono, mi fa piacere lo stesso e spero insomma che continuate a seguirmi e a trovare sempre qualcosa di interessante sul mio canale. Vi ricordo che sul mio canale trovate video di cartomanzia, ma anche video di altri argomenti. Provate a guardare le informazioni generali dove troverete non solo tutto quello che potete trovare sul mio canale, ma troverete anche la mia mail se volete eventualmente scrivermi. Io ringrazio tutti, anche gli amici stranieri che vivono in Italia, anche quelli che vivono fuori Italia, che mi seguono da tutte le parti del mondo. E naturalmente ringrazio anche gli italiani che sono all'estero e mi seguono da là. Veramente un grazie di vero cuore a tutti quanti. E allora, eccoci qua, cari amici. Io adesso, che mi fate sempre tanta tanta compagnia, e niente, adesso partiamo, insomma, vediamo per quanto riguarda il Sagittario. Tra l'altro il Sagittario è il segno del mio papà è Sagittario, e vediamo come gli andrà. Oddio, lui ha quasi 80 anni, quindi sicuramente il lavoro non lo cerca perché è in pensione da parecchio, però insomma in generale anche le energie per lui e per tutti quelli del Sagittario. Tra l'altro non solo mio padre, ma anche mio fratello è Sagittario. Mio fratello in realtà il lavoro lo sta cercando, quindi vediamo se magari c'è qualcosa anche per lui. Benissimo, a questo punto vediamo, partiamo. Allora, per tutti gli amici del Sagittario, arriverà il lavoro entro l'estate? Vai, pendolino, dacci buone notizie. Vai. Vediamo cosa dice. Se arriva il lavoro per quest'estate per gli amici del Sagittario. Oh, va verso il sì, ragazzi. Che bello. Allora, vi dico che in base a quello che dice il pendolino, per tutti gli amici del Sagittario, entro quest'estate arriverà il lavoro. Quindi se voi avete fatto delle domande, se state aspettando delle risposte, sappiate che il lavoro per voi c'è spiccatamente. Che bello! Fantastico, un lavoro. Guarda, guardate come fa il pendolino. Cioè, sì, c'è. Che bello, amici. Sono contenta, una bella notizia. Allora, ovviamente io mi auguro veramente che il pendolino abbia ragione. Se no, voi lo sapete, sono interattivi, voi siete tantissimi. Probabilmente tra voi ci sarà anche qualcuno che non lo troverà, però spero che lo troviate tutti. Adesso l'ho messo al contrario, vabbè, non lo vedevate. Benissimo, a questo punto vediamo le energie generali, cari amici del Sagittario, e vediamo un po' in generale le vostre energie e poi partiamo appunto con l'amore, quindi vediamo magari qualcosa per chi aspetta un ritorno, chi ha già una situazione di coppia. E poi per chi invece aspetta di incontrare qualcuno di nuovo, già questo è venuto fuori. Chi è? Ah, il nostro amico Re di Spade è venuto fuori questo uomo lavana, bel tomo. Allora, vediamo un attimino le vostre energie generali, come sono, e poi appunto vedremo per l'amore. Anche se questo Re di Spade mi fa pensare che forse già parliamo d'amore qua, però ora vediamo cosa. In queste energie generali cos'altro viene fuori? Allora, intanto fondo mazzo abbiamo il 9 di spade. Allora, il 9 di spade è la carta dell'ansia, dello stress, della fatica, dei problemi, diciamo, interiori, quindi può anche darsi che sia legato a questo Re di spade, per cui può anche darsi che qui parliamo di situazioni di coppia già cominciate, però adesso vediamo le altre carte cosa dicono. Intanto questa carta la mettiamo qua.
Vediamo, allora abbiamo una morte, abbiamo un mago, un sette di denari, un sei di denari, tutti denari e un otto di denari. Però tutte carte, queste carte di denari insieme. Allora, consideriamo anche questa carta, eh. Allora, qui secondo me stiamo parlando già, siamo entrati nel discorso amoroso, perché c'è questo, diciamo, re di spade. Io credo che qui già entriamo nel sistema dell'amore, nel rapporto amoroso, per cui diciamo che consideriamo questa stesa per i ritorni alle coppie, però vi dico anche qualcosa sulle energie generali. Intanto questo periodo per voi è molto bello in generale, diciamo che veramente è come se voi steste raccogliendo i frutti di quello che avete fatto quest'inverno. È stato un inverno faticoso, però avete lavorato tantissimo, quindi parlo di progetti, parlo di situazioni lavorative, parlo di situazioni familiari, perché no, di cose che avete fatto, magari avete fatto, diciamo, delle cose molto importanti, degli acquisti importanti e avete dovuto faticare, no? Per tanti motivi. Ecco, adesso finalmente quest'estate avrete il riconoscimento di tutte le vostre fatiche, qualunque cosa voi abbiate fatto. E queste carte di denari indicano appunto che è un momento bello per voi, soprattutto dal punto di vista della stabilità economica, della salute e anche della famiglia. Diciamo, famiglia comprende anche gli amici, quindi diciamo che è un periodo di serenità e sicuramente quest'estate ci sarà per voi un bel periodo sereno in generale, perché finalmente avete risolto parecchi problemi. Diciamo, vi siete tolte un po' di sassolini dalle scarpe in tutti i settori, eh? È un periodo, si prospetta un periodo tranquillo per voi, eh? Per quanto riguarda un po' tutte queste cose. Però dal punto di vista amoroso, effettivamente, c'è questo re di spade che fa capolino e questa carta del 9 di spade mi fa pensare che per alcuni di voi effettivamente c'è una situazione amorosa che vi sta attormentando, una situazione amorosa che è finita, però ufficialmente è finita. Potrebbe essere passato molto tempo, ma secondo me per molti di voi non è passato tantissimo tempo dalla fine della relazione con questa persona, con questo bel re di spade. Allora, intanto vi dico il segno: re di spade può essere, è un segno d'aria, può essere bilancia, acquario o gemelli. Oppure quest'uomo potrebbe essere anche un capricorno, un toro o una vergine. Allora, il re di spade è una persona molto logica, molto razionale, parecchio diplomatica, è un uomo abbastanza forte, può indossare per lavoro una divisa, potrebbe aver già avuto una precedente relazione e avere una certa età. Di solito è una persona abbastanza matura. Vediamo qualcos'altro su questa persona, su questo re di spade, su questa situazione. Quindi praticamente qui abbiamo una situazione in cui lui, amici del Sagittario, diciamo c'è questa fermo relazione o fine relazione. In questo momento pare che questa persona non vi abbia del tutto dimenticate ed è preoccupata e ferma, perché è come se volesse in qualche modo rifarsi vivo con voi, però non sa come fare. Vediamo però queste carte che cos'altro ci possono dire. 10 di bastoni. Questa persona è sicuramente bloccata da una situazione familiare. Può essere in seno alla sua famiglia d'origine, la mamma o il papà, oppure ha una ex moglie che gli dà il tormento, cioè che gli crea problemi. Ok? O un'ex famiglia, diciamo, può essere anche dei figli, hai figli grandi che magari creano problemi, sono quelli che hanno purtroppo i figli scavezzacollo che ne hanno una al giorno, no? Ci sono anche quelle situazioni.
Abbiamo anche l'otto di coppe qui, l'otto di coppe. Allora, questa persona si è allontanata da voi, abbiamo detto, e in un qualche modo è disillusa, pensa che probabilmente non ci sono più possibilità di riprendere la relazione con voi, anche se vi ho detto che vorrebbe tornare, però lui pensa di no, che sia difficile ricominciare. Abbiamo questo paggio di bastoni che indica appunto delle notizie inattese che potrebbero arrivare per voi da parte di questa persona, voi del Sagittario. Questo Asso di denari che appunto si rifà a queste carte di denari che indicano appunto la prosperità in tutti i settori vostra, ancora una volta con un Asso di denari che indica forse un inizio di un qualcosa. In realtà questa persona effettivamente potrebbe ripresentarsi alla vostra porta. Vediamo qualche altra carta. Abbiamo il cavaliere di spade. Questa persona effettivamente è conscia dei contrasti che ci sono stati tra di voi. E, diciamo che quando è successo quello che è successo della fine della relazione, questa persona si è allontanata a grandi passi da voi proprio. Non sembrava che non volesse più saperne nulla, però probabilmente in questo tempo avrà riflettuto. E adesso non è più tanto convinto di volerla chiudere questa situazione. Diciamo che ci ha ripensato. Voi siete molto ferme, tra l'altro uscite anche voi regine di spade, lui esce re di spade, guarda caso. Quindi anche voi la pensate un po' come lui, pensate siete disilluse, avete alzato le vostre barriere, pensate che non sia più possibile una relazione tra di voi, no? E siete molto tristi anche voi per la fine di questa relazione. Ok, quindi questa è, diciamo, la situazione iniziale vostra. Vediamo però cosa può accadere tra di voi adesso. Prendo le altre carte e vedo cosa può accadere tra di voi. Sono molto curiosa. Vediamo cosa può accadere, se questa persona effettivamente ritornerà o no nella vostra vita. Anche perché, visto che state passando un bel momento, il ritorno di questa persona, comunque un amore rinnovato, che magari ricomincia tutto da capo, chi lo sa, potrebbe essere veramente una bella ciliegina sulla torta per voi quest'estate del Sagittario. Vediamo se magari accadrà questa cosa per voi. Vediamo cosa ci dicono le nostre amiche carte. Vediamo se può accadere questa cosa. Abbiamo un fante di bastoni, ancora una volta, la carta delle notizie, anche con queste carte. L'asso di spade, che è la carta della vittoria su una situazione, e il sole, effettivamente sì. Allora, ragazzi o ragazze, questa persona vi darà delle notizie da voi completamente inattese, e la vittoria e il sole vi fanno capire che effettivamente la soluzione di questa situazione c'è, che questa persona in qualche modo si rifarà viva con voi. Poi ovviamente dovete essere voi che dovete cogliere la situazione, la palla al balzo e decidere se riaccogliere o no questa persona nella vostra vita. Però questo sole mi fa pensare che le prospettive per voi sono molto belle. Voglio prendervi qualche carta di questi oracolari, qualche biglietto oracolare per vedere qualcosina per voi, qualcosa che potrebbe dirvi questa persona. Sono curiosa. Vediamo cosa potrebbe dirvi questa persona. Aspettate, questa le metto qua. Vediamo questa persona cosa potrebbe dirvi. Sei l'unica per me. Sento che non ti fidi più di me, ecco perché. Ci colleghiamo un po' alla questione che voi uscivate come regina di spade, quindi con le barriere alzate e non tanta voglia di raccogliere, con poca voglia di raccogliere questa persona nella vostra vita. Questa persona vi dirà anche che sente di essere troppo gelosa di voi, sono troppo gelosa, quindi forse ha paura che voi abbiate, che ci sia un'altra persona che vi corteggia, oppure sa che state frequentando qualcun altro, può essere anche questo. Sono stanco di aspettarti, effettivamente questa persona è un po' stanca, quindi devo presumere che per molti di voi è passato abbastanza tempo da quando la relazione si è conclusa. Ti invierò un messaggio molto presto, quindi effettivamente quello che è uscito dalle carte viene confermato dai messaggi oracolari, quindi effettivamente questa persona si rifarà viva con voi abbastanza presto.
Va bene? Io saluto gli amici dei ritorni delle coppie, poi infilerò dentro anche l'energia generale perché sono uscite insieme e passerei senza indugio a chi è singolo e aspetta di conoscere una nuova persona. Allora, metto via questi messaggi e vediamo per chi è single di voi. Vediamo per chi è single, ragazzi e ragazze. Quindi, visto che anche per voi faccio, diciamo, guardiamo prima le energie generali anche per voi, così diciamo, vediamo cosa viene fuori per voi anche single del Sagittario e facciamo tutto insieme energie generali, visto che sono venute subito fuori anche per gli amici del ritorno delle coppie, anche per voi guardiamo energie generali più diciamo se arriva per voi un nuovo amore per voi single. Facciamo tutto insieme del Sagittario, uomini o donne che voi siate. Allora voglio fare per voi un po' di mazzetti. Ovviamente parliamo sempre dell'estate, entro l'estate, se arriva l'amore per voi. Ok, ho fatto i mazzetti. Vediamo cosa c'è in fondo mazzo. Abbiamo la papessa. Allora, la papessa è la carta dell'intuizione. La papessa è la donna per eccellenza, la donna colta, la donna saggia. Per lavoro forse qualcuno di voi fa l'insegnante o magari lavora nell'amministrazione, nella pubblica amministrazione. Parecchi di voi forse lavorano nella pubblica amministrazione, amici o amiche del Sagittario che mi state guardando. Quindi l'uomo, la donna saggio, che ha raggiunto una certa maturità, quindi alcuni di voi probabilmente hanno già una certa età, diciamo tra i 50 e i 60 anni, più o meno. E diciamo che avete appunto raggiunto questo, diciamo, benessere interiore, forse magari vi occupate di esoterismo, fate yoga, leggete magari dei libri sulla meditazione, magari anche a voi piace fare le carte, comprare le carte, studiarle come fanno tante persone oggigiorno, insomma, vi piace il mondo dell'occulto anche. E avete raggiunto, diciamo, un certo grado di maturità e siete arrivati a delle conclusioni. Un po' avete fatto delle riflessioni sulla vostra vita, insomma, avete fatto delle conclusioni e diciamo che comunque già nella vostra vita avete raggiunto degli obiettivi che volevate raggiungere, non tutti, ma alcuni li avete raggiunti con molta serenità. Siete molto consapevoli di quello che avete raggiunto fino ad ora o di quello che avete fatto fino ad ora. Adesso vediamo, visto che siete single o perché magari avete divorziato, o perché magari non avete incontrato nessuno, vediamo cosa accade quest'estate. Io le prendo di fila questa volta le carte, ma lascio la nostra papessa in fondo al mazzo e vediamo per voi single che mi state guardando, voi del Sagittario. Abbiamo un paio di bastoni per voi single, una temperanza, il 10 di coppe, il carro, il paio di spade e la carta della vittoria, l'asso di spade. Quindi, come vi dicevo, queste carte un po' diciamo riassumono quello che vi ho detto sulla papessa. È come se queste carte, diciamo, dipanassero quello che vi ho detto in sintesi su questa carta della papessa, perché c'è la carta della vittoria, quindi come vi dicevo è un buon periodo per voi questo, la carta del carro, quindi siete in movimento, state cercando di realizzare dei nuovi progetti, avete nuovi obiettivi, avete una certa serenità anche familiare, magari avete avuto dei figli da un precedente matrimonio che ultimamente vi stanno dando delle soddisfazioni, per molti di voi magari sono già grandi, quindi magari vi cominciano a dare delle belle soddisfazioni, magari vanno all'università, magari stanno facendo le superiori, sono stati promossi, avete avuto delle belle soddisfazioni, vi hanno dato delle belle soddisfazioni. La temperanza ci dice proprio che avete raggiunto un certo equilibrio, no? E siete pronte per il vostro nuovo futuro.
da voi vi aspettate delle cose molto belle. Questa carta del 10 di coppe che è sopra o sotto, come volete intendere, questo soddisfare, indica proprio l'armonia, la felicità, le cose belle che possono arrivare. E questa carta del Paggio di bastoni indica proprio delle notizie inattese che potrebbero arrivarvi e che effettivamente potrebbero completare questo quadro idilliaco di cui ci parlano le carte. Ok? Benissimo, allora vediamo adesso con le altre carte degli sconti sforza se per voi single, perché siete divorziato, perché non avete ancora trovato, cosa vi porta quest'estate. Vediamo, amici del Sagittario, per voi. Vediamo con queste carte degli sconti sforza cosa ci possono dire. 1. Vediamo l'amore per quest'estate, che il resto è bellissimo. Se anche l'amore c'è, siamo a cavallo, poi le metto a posto. Prenderò un'ultima carta. Adesso questa era qui, questa qui e questa qui. Ok, poi prenderò un'ultima carta ancora. Allora, vediamo un po'. Abbiamo l'asso di spade, guardate, è uscito per la seconda volta la vittoria, il 5 di denari, la carta della speranza, la stella, il matto, la carta dei cambiamenti del destino e la carta del 3 di denari. Allora, cari amici e care amiche, io qui non vedo nuovi incontri quest'estate per voi. Ok, sarà un'estate, come vi dico, molto bella, vi verrà riconosciuto, diciamo, il lavoro, o magari se avete dei progetti, quello che voi avete realizzato, quindi, diciamo, vi verrà riconosciuto, diciamo, tutto quello che voi avete fatto, quindi avrete sicuramente tante gioie in famiglia, nel campo lavorativo, eccetera. Quindi questa ruota del destino gira in vostro favore, come voi sperate con questa carta delle stelle. Però c'è questo 5 di denari che indica appunto la vostra delusione, il vostro pessimismo per il fatto che non riuscite a trovare la persona giusta. Questo matto indica che siete pronti a rischiare, a rimettermi di nuovo in gioco per cercare di trovare la persona giusta. Quindi voi volete tentare di nuovo di vi state guardando intorno da tempo, però diciamo che pur avendo magari la possibilità di frequentare qualcuno, queste persone che vi corteggiano, queste persone che voi incontrate, non tanto vi convincono. Quindi glissate, cioè non vi volete buttare, insomma, non vi interessano tanto da provare a frequentarli. Magari ci uscite qualche volta, però poi non li prendete in considerazione. Abbiamo il sole che indica ancora una volta veramente la gioia in generale per voi, eh? Però vediamo se effettivamente arriva qualcheduno. Abbiamo la carta della luna. Allora, amici o amiche, per quest'estate, amiche o amici del Sagittario, persone nuove non ce ne sono, quindi sarà un'estate splendida. Amici, famiglia, tutto quello che volete voi, lavoro, soddisfazioni personali, ma l'amore per voi ancora non arriva. Voi avete voglia di rischiare, probabilmente conoscerete sicuramente qualcuno, ma non che sia alla vostra altezza. Per cui non, diciamo, anche se magari uscirete con qualcuno, non approderà a molto. Sicuramente non sarà il grande amore, almeno per quanto riguarda quest'estate. Questa carta della luna indica infatti quello che non si sa, quello che non si conosce ancora, l'incertezza, quello che non si vede ancora, quindi non si vede ancora, le carte non vedono ancora questa persona nuova importante per voi, almeno per quanto riguarda l'estate. Ok? Questo è quanto dicono le carte. Benissimo, io a questo punto vi saluto, spero che la stesa vi sia piaciuta, amici e amiche del Sagittario. Quello che ho detto, ovviamente, se siete uomini, rivolgetelo al maschile, quindi vorrà dire che anche per voi la vostra principessa non arriva.
Quindi dovrete aspettare l'autunno per l'amore, ragazzo, ragazzi. Questo chiaramente è per quanto dicono le carte. Se non vi corrisponde niente, lasciate andare perché vuol dire che la stessa non era per voi. Voi lo sapete, voi siete tanti, non può corrispondere a tutti. Io vi saluto e vi do appuntamento per la prossima volta con un nuovo interessantissimo interattivo di questo canale, eh? Il filo del destino. Alla prossima, ciao!